A Montaguto, a Corso Pepe 14, c'è la Casa Museo, una cosa che dovete guardare assolutamente e all'interno della quale noi vi condurremo con i nostri potenti mezzi. Ecco qui, allora, questo è l'ingresso della Casa Museo, si apre con una sezione numismatica dedicata appunto alle monete, dalle più antiche alle più moderne, l'euro, a vederlo, per me anche l'euro ormai è una moneta andata, non ne vedo più uno, neanche a pagarlo. Poi ci sono, vedete un po', c'è tanto da vedere, vedete anche me nel riflesso, ci sono un po' di certificati di studio, diari di classe, registri del 1924-25, tenuto dall'insegnante signor Montecalvo Raffaele, classe terza. Poi qui sulla destra c'è un banchetto con le dediche e poi albo dei sindaci e dei commissari prefettizi di Montacuto dal 44. Saliamo le scale di questa struttura che è stata curata in maniera possiamo dire impeccabile. Guardate i quadri appesi alle pareti, vedete, e poi qui ci sono un po' di persone che stanno visitando appunto la Casa Museo. Io vi introduco sulla sinistra nella cucina. Allora, questa è una vera e propria casa montagutese dei tempi che furono. Questa è una cucina. Allora, noi ci sediamo con il signore che fuma la pipa. Salve signore, come sta? Signore di poche parole però, eh? Allora, signore, guardate com'è fatto bene nei dettagli. E poi c'è la signora che lavora a maglia. Salve signora! Eccoci qua. Guardate, impressionante la precisione dei dettagli. La signora tra l'altro ci vede meglio di me. Questi invece sono un po' di utensili, un po' di attrezzi della cucina, appunto, cucina di tanto tempo fa, ma non è raro ancora oggi trovare del pentolame oppure delle stoviglie come quelle che vedete, che potete vedere all'interno di questa casa museo. Ci facciamo una panoramica della cucina. Qui c'è il tavolo per impastare il pane, vedete? Vedete quanta bella roba e tanti di questi attrezzi per cucinare sono ancora oggi nelle case montagutesi, simbolo di una tradizione che sicuramente non morirà mai. Madonna che guida che sono! Entriamo adesso in camera da letto, sempre sulla sinistra, e vi facciamo vedere, ecco, vedete, un comò con uno specchio, un crocifisso, vedete, mobili d'epoca. Guardate quanto è bella questa bambola che è sul letto, guardate. Guardate un po' questi quadri antichi. E adesso andremo anche a salutare Giovanna Strollo, che è una delle organizzatrici, insieme al professor Antonio Angino, insieme a Giulio Bruno, insomma, persone che si sono date da fare per costruire questa meraviglia. Giovanna, no! Ciao, ciao Giovanna, un saluto! Fai un saluto vocale a tutti gli amici montagutesi? Un saluto a tutti gli amici di Montaguto, ovunque voi siate. Oh, perfetto! E ve lo dice Giovanna che ci ha messo le mani. Vi aspettiamo presto. Montaguto vi aspetta. Vi aspettiamo qui in questa splendida casa museo, vi facciamo vedere un po' di attrezzi alle pareti, un po' di, vedete, questa è tutta roba originale, tutte cose originali, guardate un po' che meraviglia, guardate, ragazzi, io vi dico che vale la pena, anche quadri, vedete, c'è un'altra signora che cuce a macchina, un po' di poche parole questa signora, però, insomma, guardate che bello, una macchina da cucire della Singer. Quanti di voi avranno in casa uno strumento simile? Quante delle vostre nonne, insomma, hanno lavorato a maglia, hanno cucito con questi strumenti? Facciamoci un altro giro. Abiti da sposa, guardate, che meraviglia. Ci facciamo un giro nel soggiorno, una radio dell'epoca, abiti dell'epoca, tutto dell'epoca. Un'altra radio lì sopra, argenteria, portate, uno splendido, guardate, Phonit, un fonodisco italiano Trevisan Milano. Poi ancora piatti, stoviglie, l'artiglieria pesante, come si suol dire, una culla con un bambino, ciao bimbo, ciao, ciao bimbo, un sediolone
sempre dell'epoca. E poi qui entriamo nella bottega del calzolaio. Salve! Guardate che meraviglia, ragazzi, la cura dei dettagli è impressionante. Strumenti, utensili. Purtroppo il video non riesce a restituire perfettamente l'atmosfera che si vive qui all'interno. Guardate tutti gli attrezzi forbici. Io un paio di queste forbici le ho anch'io a casa e le uso ancora, ferri da stiro. E poi entriamo nella bottega del barbiere. Ancora strumenti musicali. E poi c'è lui che si sta facendo il pelo. Ciao, sapendo me lo veniva a fare qua il barfetto. Guardate, Epoca, un giornale dell'epoca, che è un giornale, è originale, dovreste sentire il profumo delle pagine, il profumo delle pagine ingiallite. C'è molto romanticismo in tutto questo, vedete, attrezzi appunto per il taglio dei capelli, per la barba. Guardate, io non so più che dire, perché veramente tutto ciò è bellissimo. E allora salutiamo con il signore, con il baffetto, dalla Casa Museo di Montacuto, ve lo ricordo, Corso Antonio Pepe numero 14, venite a vederla. Io saluto gli organizzatori e gli allestitori, che sono ovviamente Giovanna Strollo, Antonio Angino, Giulio Bruno e tutti i montacutesi che hanno donato i loro strumenti, i loro attrezzi, le cose più care per creare questo splendido angolo di una Montacuto del passato che continua a vivere. Quindi Casa Museo di Montacuto, venite a visitarla perché è veramente bella. Ciao ragazzi!